Dunque, ci siamo di nuovo. Stavo tracciando giusto i livelli su GJ. Minimi, massimi settimanali, vedere l'weekly settimanale se è una cosa fattibile. Essere belli conscious di questa resistenza qui. Secondo me è un livello importante. E ieri abbiamo chiuso appunto, come dicevamo, senza down week. E adesso stiamo andando un po' bullish l'H4, il trend iniziato è sicuramente quello bearish. Andiamo a vedere se approcciamo 131.700. Abbiamo praticamente rotto questi massimi qui. Nostro livello. Ok. L'euro-dollaro mi ha validato il setup di acquisto. Tradotto, sei entrato su euro-dollaro. Sul break and retest, quello che avevo mandato, solo che non essendo ancora dentro, faccio la spiegazione adesso. Se vuoi mandare, che se vuoi che lo apriamo qui. Sì. A parte che sono le stesse che sono sul channel, quindi aspetta, te le rimando. Allora. Buongiorno. Buongiorno. Buondì, buondì. Ok, questo è H1, che dove anche come avevo scritto ieri aspettavo la formazione di supporto su questo livello, è una formazione di struttura bullish sui time frame un po' più bassi per provare gli acquisti. Adesso ti sto mandando quando ha effettuato la rottura. E per ultimo. Ecco, lì mi aspettavo il retest per la continuazione con reazione, ecco, e qua è l'ultimo dove quando ha reagito e adesso sta continuando a rialzo. Dove Sei ho entrato segnato qua. rosso. Sì, esatto. Adesso vediamo, ho tirato 4 punti massimo. Una decina pensavo di staccare. Allora, l'M15 che chiude tra un minuto. Vediamo se è in grado di chiudere bearish. Dovrebbe essere male come idea, però l'H4 è totalmente bullish ancora. L'H1 di prima non lo è. E qui stiamo flippando bearish. Alla resistenza non è male, vediamo. Vediamo cosa succede. Anche GBP cade, mi sembra addirittura migliore, perché l'H4 di GBP, quella di prima, è bearish effettivamente già. Quindi in caso questa flip pass potrebbe andare a questo supporto qui, una quindicina di punti di range, e non dovrebbero essere male. Però appunto l'H1 ancora bullish, potrebbe chiudere
come una specie di fake out al di sopra di questo livello qui. Per cui è meglio aspettare la chiusura della candela d'H1 probabilmente. Allora, al momento le due candele H4 hanno chiuso entrambe bullish sul supporto, l'ultima congruenza che sono di moto. La linea tracciata indica il livello H4, se rotta a ribasso potrebbe essere un'ottima conferma per poter procedere al weak fill, sì. La visione generale ribassista ieri, non si può chiudere. Esatto, ottimo, ottimo. Molto bene. Molto bene, molto bene. Sì, adesso siamo un po' in questo range. Stavo valutando appunto se appunto potevo considerare questa come la formazione di una resistenza ed entrare eventualmente già qui. Però appunto l'M15 adesso vediamo come reagisce. Se questo H1 iniziasse a flippare già bearish sarebbe non un dramma, però mi dispiacerebbe un pelino. Vediamo se questo H1 rimane bullish o appunto se riesce a flippare. Vediamo un attimino. Ci troviamo lì alla cima di questo range. Per cui appunto dobbiamo un attimo vedere. Comunque tutto giusto. Dai, lì sta venendo a creare una concentrazione con massimi decrescenti e minimi crescenti. Se dovesse rompere al rialzo o al ribasso potrebbe avere un forte impulso dato anche l'arco temporale. Sì, perché è un po' che siamo in ranging e giustamente se dovesse uscire da questo ranging non sarebbe male. Sì, io me lo aspetto bearish senza troppi dubbi. GPK, abbiamo le nostre belle candele qui sulla sinistra, ci consolidiamo al di sotto di quel livello lì. Una cosa che ho notato già ieri, secondo me possiamo fare molta strada bearish. Appunto c'è questo livello importante qui. Adesso la candela di ieri ha chiuso bearish, quella di oggi potrebbe proseguire bearish. Abbiamo un bel range, un bel range. Però appunto dobbiamo ancora romperlo questo range, abbiamo dei punti di minimo qui. Come ben si vede, adesso abbiamo creato una sorta di resistenza. L'ultimo M15 qui ha chiuso bearish, ma io ripeto che non mi fido di aspettare l'M30 perché l'H1 è ancora bullish. C'è questa specie di livello qui dove queste candele, questa notte, non chiedetemi perché, ma i Nation hanno deciso di creare questo supporto qua. E quindi valutare se l'H1 chiude al di sopra o se riesce a girarsi. Per proseguire appunto bearish. Se questo M30 qui chiudesse al di sotto di questo livello qui saremmo già a buon punto sicuramente, però ci serve la chiusura, quindi dobbiamo fare i buoni e aspettare. Se dovessimo stare al di sopra, vediamo una chiusura al di sopra di 1.72.500.
Ok, GG è lì che sta facendo un po' di fatica, l'M15 vediamo che è tornata di nuovo bullish, cioè se questo M15 chiudesse al di sopra di questi livelli qui si può cercare una posizione long fino alla resistenza praticamente, abbiamo queste candele qui sulla sinistra, non dovrebbe essere male però appunto. Dobbiamo aspettare la chiusura questi 10 minuti e poi vedere un attimino se è successo qualcosa. Buondì Chris, buondì. Volevo dire una cosa, sì, volevo dire che vado a mangiarmi qualcosina a 5 minuti e torno prima dell'apertura. Metto euro dollaro. Vuoi, lascia quello che preferisci. Qua così se vuoi spiegare di boh, cose, robe, puoi farlo. Sei su M30, ok. L'euro-dollaro al momento si trova esattamente sopra il livello chiave a 1.08500 e io ho provato delle posizioni di acquisto sul breakery test. Adesso sto aspettando che chiuda l'H1 al rialzo in modo da effettuare innanzitutto il weak fill e poi arrivare al primo TP che sarebbe il livello di resistenza che vedete lì sulla sinistra. Non è un gran range di punti, non sono quasi una decina. Però al momento è l'unico setup che mi si sta validando su un livello, gli altri sono tutti troppo distanti. GJ sta provando a fare il ritracciamento dell'impulso ribassista di ieri. Gold è a metà di un range, con lo spread lo lascerei perdere. US Oil sta di nuovo provando a fare il ritracciamento, quindi al momento euro-dollaro è l'unico che sto guardando. Qualcuno ha qualche chart che vuole mandare, ragazzi, mandatele pure. Thank you.
Eccomi qua. Dunque, è successo qualcosa? Nulla. Sto aspettando anche la chiusura. Sì. Sempre dentro Rodolla, sì. GVP CAD. Ha reagito bene. Quindi avrebbe pagato questo M15, eh? Avrebbe pagato. Vediamo adesso la chiusura d'H1. Non siamo bellissimi, diciamocelo chiaramente. Su GJ non siamo bellissimi. Abbiamo rotto i massimi, vediamo adesso se questa candela riesce a chiudere bearish o meno. Buongiorno ragazzi. Buondì. Buongiorno. M30 non sembra niente male. Però mi piace GVP CAD. Allora, andiamo a vedere l'H4 di nuovo. Abbiamo una resistenza qui ad H4. Tosta. Tosta, tosta, siamo un po' incastrati. Abbiamo un sacco di news. Alle 8 su GBP c'è il mondo. Beh, c'è il prodotto interno lordo, manifatture, industrie. Vediamo un attimino, ma si aspettano solo. Vabbè, no, meno 8, ok. Ho letto quello. Quello sopra. Meno 8, ma vediamo. Uscisse un meno 5, meno 6 sarebbe un dato positivo, comunque nonostante la negatività del dato stesso. Se appunto quello che esce poi è migliore di quello che si aspettavano, anche se non è un bel dato in generale, funziona come positivo. Come è successo venerdì con gli NFP. Sempre negativi, ma più positivi rispetto a quello che si aspettavano. L'Italia si sta preparando a aprire anche agli amici, visita agli amici. Boh, sembra così. Vediamo. Per caso sei informato tu su quando No. deve parlare Conte? No. Non so. Il 15 rimane sempre il 15. Boh. In teoria 15 sì. In è dopodomani, venerdì. teoria sì. Giusto, sì. GJ è andato giù pesantemente, pesantemente, anche l'ultimo M5 è andato bearish alla fine qui. Siamo un po' in mezzo a questo range, però l'H1 adesso chiude effettivamente bearish. Vediamo se crea una wick verso l'alto o meno. Mentre GBP CAD chiude bullish, chiude praticamente in mezzo a questo range dove non credo ci sia. Mamma mia, che. Che push. Stanno caricando tutti. Ma guarda qua che roba. That's huge. That's huge, man. Ma diciamo che è iniziato piuttosto forte questo pullback di riteste, quindi non mi fiderei a entrare troppo a mercato, però vediamo un attimino come reagisce. Mamma mia, guarda com'è. Che pullback pazzesco. Quindi GJ sarà esatto. Esatto, se si entrava su quell'M15 là, GJ aveva dato dei bei 20 punti, mi sa. No, 15, una quindicina a tutti. Una quindicina tutti.
Non mi dispiace, non mi dispiace affatto, io. Bello, ci piace molto. Vorresti prenderlo, rompesse il livello, andasse oltre? Se in realtà l'ho già preso, l'ho già preso. Però in questo momento qui il MetaTrader mi si è bloccato. Ma non riesco a capire, chiudo e riapro perché tanto sono entrato qui. Più 7 punti in teoria. Chiudo e riapro il MetaTrader. Perché, come vi dicevo, mi piaceva il fake out dell'H1, il pullback è stato un po' violento, però Eccolo. eccolo qui, boh, chiudo 13 punti su una posizione, no? Ah, fatto un po' di pullback, cazzo, ne ho chiusi 10, vabbè, ce n'è ancora una più Bella raga. in alto, bella Conti, tutto bene? Bene, raga. Tutto a posto. Man, that's crazy, man. Ah, questa è una gran posizione, chiudo di... bella. Oh, io sono out da JP Card. Sono uscito. Avevo il mio ingresso, vi faccio vedere, al 72.6464. Che sarebbe esattamente... No, no. 6.4, no, aspetta. 72.472.464. Dunque, qui, vedremo, 15, sì, ok, giusto. Sono entrato qui tenendomi lo stop al di sotto di questa candela qui, che sarebbe lo stop al di sotto dell'H1, ho chiuso 13 pips. Qui, sulla prima posizione, ne avevo anche uno un pelino più in alto, dove ne ho chiusi solamente 11, 10, 11. Appunto, il bias di questo ingresso qui è semplicemente questo H1. Questo H1 qui che ha chiuso all'interno del range, questa è venuta forte a tappare il supporto che avevamo qui sulla sinistra. Allora, una volta che eravamo qui, potevo avere uno stop di 7-8 pips, per cui valeva la pena entrare per prendere il wick fill della candela precedente bullish. Questa resistenza qui, ho chiuso le posizioni 13 punti. Potremmo addirittura continuare se rompessimo questa resistenza qui, questo livello qui. Arrivare fino a questa zona qua e non sarebbe niente male, niente niente male. Adesso vi mando, giusto per par condicio, vi mando le posizioni, cioè vi mando, non è che vi mando, vi faccio vedere appunto questo qui, l'ingresso più in basso che vi dicevo, 13 punti, sull'altro ingresso 10, chiusi entrambi. Questo era un ottimo trade. Un po' veloce, quindi non sono stato, non ho potuto mettere il setup perché, come vedete, per entrare lì sono dovuto entrare in fretta. Potevo mettere il setup subito, è fisicamente impossibile perché non c'era neanche il tempo proprio. M1. Non c'era il tempo di metterlo. Paura che, avendo rigettato così in fretta, ed essendo già qui che abbiamo già rotto i massimi di quella prima, questa resistenza qui, potremmo continuare abbastanza pesantemente, rompere i massimi di questa H4 qui e andare su. Questa H1 è bella, 15 pips. Io tolgo perché il setup, cioè, come avete visto, le ho chiuse tutte le posizioni perché siamo arrivati a quella resistenza lì sulla sinistra, a questo livello qui. E
per cui mi dava qualche problemuccio approcciare questo livello qui. Potremmo fare pullback e ritornare all'interno del range, anche se per i fan delle trend line, quando arriva questa roba qui, in teoria siamo solo all'inizio del movimento, giusto? Stiamo rompendo questa trend line, potremmo ritestare il nostro supporto qui e andare appunto a fillare tutto quel range che dicevamo qua sulla sinistra. Se appunto abbiamo una chiusura al di sopra di questa resistenza. That's very good. Qui sei rimasto dentro, sì. Sì, sono adesso praticamente sull'entrata. Cioè, qua sotto immagino, sì. Sono entrato. No, allora, dico gli stop. Ah, ok, sono... gli stop, sì, sono a 7 punti oltre il livello di... Aspetta. 108.500. Se vuoi mandare proprio il setup, capito, con show, cioè con stop loss e take profit, così lo apro e rimane. Inviarvi anche io l'analisi su... Assolutamente, sì, assolutamente, sì. Io sono entrato nei conti, infatti. Ma hai fatto un'entrata long, short? Cioè... Long. Infatti se vai a vedere anche o sia nella chat qui di Zoom o comunque nel canale ci sono tutte le chart con... Io anche ho la stessa idea di andare long sull'eurodollar. Direi che ho copiato il link sbagliato. Ma adesso Zoom ha deciso di fare i link cliccabili praticamente. Cioè nella chat vedi che non bisogna più fare copia e incolla. Comunque questa è la visione con stop loss. Sì, mi sembrava giusto. Sicuro. Penso sia la stessa di Zoom che adesso manderà, ma penso sia qualcosa di molto simile. È uguale, è la stessa. Semplicemente il livello dove tu ce l'hai giallo c'è un po' più piccolo, quindi... Un po' più, esatto. Generale. Abbiamo la formazione di una buona candela bullish, quindi... Ci sta. Tanto JPK sta facendo il suo bel pullbackino. Vediamo cosa combina. Mi spiace non essere riuscito a mettere il setup in tempo, però ripeto, avete visto che l'ingresso era su M1, era molto veloce, quindi l'ho messo, è tempo di metterlo, era già più 7-8 punti. Zome, quando, cioè, no, quando vuoi. Preparato adesso. Eccolo lì. Yes, esattamente. Stop un po' sotto ai minimi precedenti, tanto essendo l'euro-dollaro non è che sposti punti ogni 3 secondi, quindi mi sembrava abbastanza... Sono una decina di punti quasi. E il TP sono più o meno poco più del doppio. Anche se il primo livello non dico di target, ma dove magari proverei a mettermi a break-even in caso della rottura del livello rosso, che sarebbe... Quando inizia a far breccia, allora da lì in poi proverei a farlo fare con i break even, anche se sono pochi punti. Mi sembra più che giusto. Comunque stavo guardando che la seconda posizione di GVK sono effettivamente solo 9 punti. La prima sono sempre 13, ma la seconda sono solo 9. Questo ingresso qua era quello più in basso, con l'uscita quella più in basso sono 13, questo qua quello più in alto, l'uscita quella più in alto sono 9. Tra l'altro l'importanza di prendere i profitti è sempre la stessa, no? Perché vedete, è arrivato qui, avevamo il nostro livello che dicevamo sulla sinistra, questo livello qui, siamo arrivati qui, abbiamo iniziato a rigettare. Quindi prendere i profitti qui, mettersi quello che bisogna mettersi in tasca e poi quello che il mercato deve fare lo farà
In questo caso avrebbe annullato la prima posizione già adesso, per cui prendere i profitti è una cosa obbligatoria per essere profittevoli. Se non si mette in tasca i propri 10 punti quando li si hanno sul tavolo, diventa molto complicato poi. Vediamo che Gigi sta andando a far breccia sul livello di resistenza e non è niente male perché anche l'ultima M15 era bearish, questa qui ha creato il suo minimo di, possiamo chiamarlo retest di questa zona qui. E adesso stiamo rompendo la resistenza e sembra che la rompiamo in modo abbastanza violento, dovessimo chiudere al di sopra. Non sarebbe per niente male, per andare fino a 131.750, 131.800 all'incirca. Questa zona qui. 750 perché? Perché c'è questo mini consolidamento qui, quindi potrebbe già dare problemi. Però fino a 800 dovrebbe essere buono. Se appunto rompiamo i massimi, abbiamo una chiusura al di sopra. Fosse un M30 sarebbe meglio, come al solito, è solo un M15. Però non mi dispiace il fatto che questo H4 qui non abbia rotto i minimi di quella precedente, ma stia rompendo i massimi, e posso appunto approcciare questa zona di questa wick qui ed essere poi rigettato da qui, da più in alto. Però appunto il tutto se abbiamo la rottura della resistenza, finché non c'è una chiusura al di sopra, per me non c'è nessuna rottura della resistenza. In questo momento sto guardando il gold e lo spread basso, sì, bassino, sto guardando anch'io, proprio sì, basso, però il problema basso. è che sta facendo ranging, è il mezzo di un range che fa ranging, quindi mi piace Ma nient'altro. vabbè, più o meno ranging, dai, ha fatto il suo supporto prima, dai. Si è mosso bullish, dopo l'M30 si poteva entrare, anche con lo stop piccolo. Questa è intera, cioè, vedi. Candela bullish qui. Non è Lo so, però proprio bene. tutto quello che c'è sulla sinistra non. Erano candele pulite, una, due, tre. Target raggiunto anche. Questo qui è un ranging brutto, ma questo qui non tanto, secondo me. Perché appunto abbiamo formazione qui di supporto, questa chiude bearish ma non rompe i minimi, questa chiude bullish, abbiamo candele pulite sulla sinistra e abbiamo raggiunto il target. Ok, euro-dollaro sta a 6 punti adesso. Adesso l'M15 chiude sulla resistenza. Adesso viene giù, boom, in un colpo. Ma un pelino fino magari qui, un pochino, e dovrebbe continuare, però mi sembra buono anche il fatto che appunto sia venuto fino a ritestare il supporto e lo abbia rigettato in modo abbastanza netto. Vediamo qui. Oggi GVPK ha chiuso bello, bullish, rompendo tutti i massimi qui sulla sinistra. Non quelli di ieri sera, però quelli di questa notte sì. Potrebbe ritestare, flippare, andare bullish e raggiungere questo target. Mentre GJ sì, ha anche chiuso bullish. Però un po' meno
un po' meno target, c'è un po' meno spazio, diciamo. JP Card sembra averne di più, si potrebbe appunto pensare a un buy stop sul flip di questa candela qui. Sul flip bullish, un buy stop per andare a fillare la nostra zona qui a sinistra. Appunto abbiamo iniziato il nostro movimento. Non è male. No, no, non è male. Dovesse appunto flippare. Se no, per entrare a mercato su retest preferirei aspettare magari l'M30. Se l'M30 chiudesse così com'è in questo momento qui, potremmo ritestare da queste parti e proseguire. Però finché siamo messi così, questo M15 può anche tornare, chiudere di nuovo al di sotto e poi tornare a fare il nostro movimento bearish, considerando tutta la struttura bearish che abbiamo. Sicuramente se oggi andassimo a fare un movimento bullish, porteremmo via tanta gente, perché su JPCAD in tanti sono in vendita su questo livello qui, perché appunto abbiamo tanto range sulla sinistra. Quello che abbiamo segnato è solo il primo, ma dovessimo intraprendere di nuovo un movimento a ribasso, potremmo tranquillamente arrivare qui in basso ed è un sacco di punti, sono 500 pips all'incirca, quindi proprio tanti tanti punti. Però potremmo ancora fare una fuga a rialzo per buttare fuori molti swing. Vediamo, vediamo. Ah, qua è ieri, questa è quella di ieri che abbiamo preso le vendite qui, poi ci ha stoppato il break-even e poi mezz'ora dopo è andato ben oltre il nostro target, il mio. Sarebbe stato più che felicemente in questa zona qui, che erano 10-13 punti. Poi ne ha dati tanti. Ne ha dati una trentina, 35. Sì, lo spread sul gol che sto tenendo d'occhio un pelino si allarga, però Un per il pelino. momento non più di 2,5 punti, per il momento. Prima era 1, adesso è già 2,5, però colpi di 4-5 non ne ha ancora dati. Boh, vedremo. Tempo che entri nella posizione ti vedi 15 punti di spread. Fantastico. Puff, in un secondo. Sto pentendo di non aver lasciato una runner da quella posizione qua giù, perché se questa flippa poteva darmi tanti punti. Eccola lì. Però non mi sembra così sano, perché penso sia l'M5 che ha dato solo un colpo. Esatto. Eccoci, c'è. Tu in questo caso il buy stop lo avresti messo sopra la punta dello spike della candelona No. bullish o proprio sopra i massimi del corpo? Sopra i massimi del corpo. Ok. Sopra i massimi del corpo, sì. Però averlo un pelino più in basso, perché da qui siamo già un po' in alto, però come dicevo prima, è solamente una candela M15. Se fosse un M30 sarei più confident, un M15 ci può stare che faccia già il movimento, ci può stare assolutamente. Però mi farebbe stare un po' più coi capelli dritti, diciamo. Eccola lì che c'è. Quattro, cinque punti dal flip. Anche Gigi sta tentando di fare la stessa cosa, sta avendo un po' di difficoltà, come dice Picard. È tosto il livello sulla sinistra, questa wick che abbiamo sulla sinistra qui. Siamo allo stesso livello, abbiamo 1, 2, abbiamo questo livello qui, tutta questa roba qui.
ce l'abbiamo allo stesso prezzo, quindi difficile appunto farlo senza una chiusura prima, ci vuole una bella forza per pushare questo movimento qui. E questa M5 non è sanissima, appunto non ha creato la weak down, ha rotto già i massimi, questo è sicuramente una cosa positiva. E vediamo che cosa combina, se vuole pushare fino a target oppure tornare poi all'interno del range. Però non mi sembra niente niente male. GJ, più difficoltà, ma in generale appunto io aspetterei le M30 a vedere. Se questa M30 chiude così al di sopra, allora sopra questo livello qui sulla sinistra dovremmo ritestare, andare a target. Mancano 8 minuti dall'M30, vediamo un attimo. Vediamo anche se euro dollaro riesce a rompere questa resistenza adesso con questo M30 qui. Mi aspettavo alle 8 del mattino chissà quali movimenti, invece nulla di che. All'apertura della candela da H1, dici? Oltre a quello, anche proprio per il fatto delle news su GBP. E non hanno mosso granché, non no. Abbiamo neanche guardato in realtà. Ecco, vediamo che alla fine il dato è, come dicevamo, positivo. Tra virgolette, perché si aspettavano meno 8, ma abbiamo solamente un meno 5,8. Qui se qualcuno è entrato su GBP CAD, come dicevo sul clip della candela, si tuteli perché abbiamo rotto i massimi, adesso possiamo andare a target molto velocemente, oppure fare pullback molto velocemente, per cui agite di conseguenza, gestite la vostra posizione e valutate da voi. GJ anche sta andando con il flip flop, euro dollaro anche sta flippando l'M15, sì. E sembra poter proseguire. Adesso basta che questa M30 qui, che mancano 5 minuti, chiuda sopra questa resistenza qui e poi dovrebbe essere appunto buono per continuare. Come on, GBP CAD, come on. Let's go. Adesso si inverte, viene bearish fin sotto. Sì, c'è un po' di difficoltà qui. Io comunque, dato che siamo praticamente alla resistenza di euro-dollaro, 6 punti, faccio che assicurarmeli. Chiudi su 6 punti parziali. Esatto, perché giusto così, dato che da un po' che sta bazzicando questo punteggio, quindi
una parte me la voglio prendere, il resto vediamo se riesce a correre. Se ne dà di più, aggiorniamo. Ma buonanotte. Stavo guardando giustificato con l'altro occhio, non so pure il più davanti al bias. Marotta. Ok. Grazie. Che giustificato sta provando ad andare. Ecco ragazzuoli belli. 7 punti li dovreste avere tranquillamente, anche 8, 7, 8. Vediamo se riesce a pushare ancora. Beh, appunto c'è questa zona qui, sulla sinistra. Looks good, man. Ma io direi che potete mettervi a break even adesso. Sugli 8-9 punti, parzializzare magari qualcosina se non siete sicuri. 8-9 pips e poi ne può dare una quindicina. Però bisogna anche essere consapevoli che arrivato a questi livelli qui può avere difficoltà e fare di nuovo pullback. Però non sembra niente male per proseguire. Mancano 2 minuti, vediamo se la push arriva in questi 2 minuti qui. GJ anche sta facendo la stessa cosa, Eurodollar sta provando a fare la stessa cosa, sta avendo un pelino più di difficoltà, stava facendo la stessa cosa, poi un po' di pullback. Mamma mia, che movimento proprio obliquo. Eccoci qua. Eccoli ragazzuoli, beh, io direi 10 punti all'incirca li dovreste aver avuti. Qualcuno ha preso questi acquisti su GVP Card. Non penso. Non penso. Uno dice che vede le vendite su GCAD. Ah, Christian. Secondo me era un buon trade quello del buy su GVP Card. Peccato non l'abbia preso nessuno.
Se torna, se torna bearish, basta uscire a break-even. Senza troppi problemi. Ok, a me ha chiccato fuori euro dollaro. Quindi rimane al più 6 pips di prima, giusto? Yes. L'M15 ha chiuso bearish sulla resistenza. GPK anche sta rigettando questo livello qui. Però per il momento manca tutta la mezz'ora prima dell'apertura per rivedere il bearish o rivedere una chiusura al di sotto almeno di questi livelli qui. Ho delle prime candele qui, perché adesso come adesso questo M30 potrebbe anche semplicemente approcciare questa zona e poi rigettarla e tornare bullish, quindi per vedere appunto nuovamente i movimenti bearish vorrei vedere una chiusura al di sotto di questi livelli qua. Che per il momento siamo totalmente bullish anche ad H4, abbiamo rotto tutti i massimi. Può essere tranquillamente solo la nostra week della candela daily per poi proseguire bearish, non c'è dubbio. Potrebbe essere così, però potrebbe anche continuare a proseguire bullish senza ombra di dubbio. Per cui in questo momento qui mi sa che tocca stare a vedere. E noto sempre che GBPCAD da IC Market a TradingView è sempre diverso. Io non riesco a capire il motivo. Spread o prezzi? No, boh, ad esempio c'era. Adesso no, adesso è andato giù, però la week, questa M30 qui, sta facendo i minimi della candela corrente ed è senza week, mentre sull'altra no. Sull'altra c'era la week e sulla M1, voglio vedere. Provo a guardare. Secondo hand è lo stesso, perché molte volte dipende anche dal provider. Sì, è possibile, certo. Adesso perché le candele sono proprio. Sto guardando l'M1 di qua. Vedi, questa M1 qui praticamente non è esistita. Qua. Neanche questa. Le ultime due M1 vedete che sono completamente flat. Sì. Mentre sul broker qui vedete che sono tutto meno che flat. Qui abbiamo una e due completamente piatte e qui invece abbiamo una e due bearish. Boh. Non lo so, il prezzo non è tanto diverso, anzi il prezzo è lo stesso mi sembra. Qua abbiamo 2650 nei minimi di quell'M1 lì, mentre qui abbiamo 2678, no no, è molto diverso. Diverso proprio di prezzo. Adesso come adesso a me sta pushando l'M1, sta tornando a questo livello qui, però vi faccio vedere, cioè... completamente diverso da quello che sta accadendo qui, che non è niente, ma io penso sia buggato questo grafico, perché mi sembra giusto, cioè zoome te su. No, infatti stavo guardando anch'io e guarda queste candele non stanno esistendo praticamente. L'M30 di conseguenza è sempre così, senza down wick, che invece sull'altro broker sta già creando, vedi. Qui abbiamo la down week di cui parlo, che è questa, che qui invece non abbiamo. È molto strano.
Molto strano. Ma sicuramente un fattore qui. Non volevo cambiare perché poi sta merdaccia, io cambio e poi torno su questo qui e mi ha sballato tutti i livelli, mi prende quelli della settimana scorsa. Ok, si è ripreso, sembra. Sì, sembra essersi ripreso finalmente. Okay. Bello quell'M1 lì. Ma è, cioè, non poche, 1, 2, 3, 4 minuti totale buio. Appunto, quello che stavo dicendo è che creava la sua wick per eventualmente proseguire bullish sul livello. Sul mio broker si vede benissimo. Vedete, abbiamo un livello qui e stava creando la wick bearish per eventualmente flippare e continuare bullish. Mentre qui, cioè il minimo, ecco, il minimo dell'M30 sul mio broker è 172647. 72647. Qui è arrivato. Cioè, c'è tanta differenza. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Il setup è sempre buono come prima, quindi possiamo sempre arrivare a target, vediamo, però. Era una bella differenza di prezzi, quella lì, strana, molto strana. GJ che combina? GJ lì, come GJ Picard, sta provando ad andare bullish, solo che appunto c'è un po' meno range, disponibile, però non è affatto male. Anche qui, se qualcuno era dentro dall'M15 prima, ancora tutto buono. Eccoci, Picard. Io, ragazzi, ho preso il buy su GJ. Poi vi invio l'analisi su Slack. Yes, grazie. Sono entrato su questo retest qui dell'M15. No, in verità, cioè, lì l'entrata sarebbe stata perfetta. Infatti, volevo aprire un'altra operazione lì. Più sono in entrato in M15 dopo che ha creato la wick, no? È andata a ritestare il supporto, ho aspettato che risalisse e quando ha rotto il massimo della candela precedente, allora sono entrato. Ok, capito. Sì, sì, era sì, sulla resistenza, però anticipavo che comunque salisse perché anche i dati erano positivi, quindi mi aspettavo un push. Sì, ottimo, ottimo. Penso che abbia avuto una ventina di pips addirittura, sì. Sì, sono entrato a 55. Ho parzializzato ottimo, a 70 e poi adesso sta correndo. Ottima posizione. Euro dollaro è tornato sopra il livello chiave, aspetto una chiusura, un retest e provo a fare ancora una position. Sono ancora dentro, su sì? Euro-dollaro. Sì. A me ha tirato fuori a break even quando è venuto giù, bastardo infame, e adesso sto aspettando che faccia il retest, provo la continuazione. Eh sì, ma non mi sembra male, cioè alla fine bisogna solo aspettare che esca dall'altra zona di livelli un po' tesi. Qui GPK nel frattempo sta continuando ad andare. Io scrivo buy scalled perché l'ho detto anche in cinese del buy stop. Mandarino. Per cui... non l'ho più eseguito io sullo schermo col setup, semplicemente perché ho già preso le buy prima, quindi sono a posto così, però appunto credo di averlo detto diverse volte. Sì, infatti ero tentato anch'io di provare a mettere un buy stop lì sopra, però ho detto... Il target è praticamente stato raggiunto. Qui, al posto che è lì sopra, si poteva mettere anche al di sotto, vedi questo supportino qua. Quello era il target ed è stato raggiunto. Sono 13 punti. Considerato che ce n'è almeno uno e mezzo, uno di spread sempre. Prenderne 11-12 era fattibile. E dunque mi pento ufficialmente di non aver tenuto posizione runner. Mi avrebbe dato 35 pips. Ma vabbè, pazienza. GJ, sei lì, eh? Sei lì.
Adesso vediamo cosa combini, perché appunto c'è questo livello sulla sinistra un po' tosto. Vediamo cosa combina. Sembra bello volenteroso di spaccarlo, eh? Però vediamo. Jupiter ufficialmente raggiunto a pieno il target. Euro-dollaro, vediamo se quell'apertura riesce appunto a rompere sta resistenza. Se flippa anche la candela. Io un'entrata l'ho rifatta sul livello, adesso vediamo. Se vuoi mandare di nuovo setup così come prima. Sì. A me non dispiace, però non mi piace neanche tantissimo, ma ti dirò di più, solo a livello di struttura del mercato, proprio questa roba qua, vedere che va su, che va giù. Poi inizia a consolidarsi qua dentro, ok, abbiamo il nostro range, però abbiamo la nostra direzione presa bearish qui, quindi potremmo rompere qui e proseguire magari verso questa zona, impulso, consolidamento, impulso. Però appunto possiamo, cioè mi sembra buono il buy, però appunto vorrei entrare al di sopra di questo livello qui, mi renderebbe un po' più tranquillo per come opero io con tutta la lentezza di questo mondo. Però comunque la nostra M30 di prima è bullish, ha rotto i massimi, ha chiuso bullish, vediamo se questa H1 riesce a fare. Che altro qua. Sull'apertura dell'M30 c'è stato un gap quando ha aperto ed è venuto giù. Quelli su TradingView no. Su non te lo dà? No, quello che vedi. Can't see any gap. Ma Switch Market dici? Switch Market lo vedi bene, sì, M15 lo vedi. È una roba di USD, adesso non ce l'ho aperto, euro-dollaro, c'è solo euro-JPY, però euro-JPY non ha nessun gap, quindi è una robuccia dovuta al dollaro. Non ce l'ho manco nel navigatore a sinistra, euro-dollaro. Ma non. Boh. Non me lo. Sì. Lo vedi? Guarda, ti faccio vedere quello che vedo, ma è proprio minuscolo. 0,1 sì, sì. pips. Cioè sì, no, è una roba da niente, però comunque. Impercettibile. Aggappato. Questo qui dici, no? Sì, esatto. Da lì. Sì. Esatto. Abbiamo raggiunto, abbiamo fatto pullback prima della chiusura dell'M15, abbiamo chiuso comunque bullish, però abbiamo iniziato ad avere un po' di rigettazione dal nostro livello di prima. Entrare in buy adesso siamo sicuramente troppo in alto per quanto mi riguarda, GJ anche sta avendo difficoltà a rompere quel livello lì. E vediamo cosa combiniamo. Adesso manca 15 minuti all'apertura. Devi mandare il setup, l'hai già mandato? No, non ancora. Devo le notifiche sulla chat. GCAD era morto su TradingView, poi è stato defibrillato. Sì, esattamente. Exactly. Come mattinata piuttosto tranquilla, abbiamo movimenti bullish abbastanza lineari, come vedete abbiamo movimenti abbastanza puliti bullish. Vediamo adesso che cosa succede all'apertura, siamo abbastanza rilassati. Thank you.
US 30 ieri è venuto giù proprio a picco. No, il mio telefono di scaricare, aspettare il fisico e carriere. Vabbè, vabbè, mi sa che devo mutare Alessandro, se no ci sentiamo la telefonata. VT è operabile oggi? Sarà operabile? No. Che senso? Per lo spread anche lì? No, sei vicino, non ti fa proprio aprire gli ordini, prova a vedere. Ah, è chiuso? Non lo so, ma siamo vicini alla chiusura del future, penso, dovremmo esserlo. Era così anche la scorsa settimana, qualche altro c'è. Boh. Boh, non lo so. A me non fa aprire ordini, se vai a vedere. Per aprire. Controllare nelle email se è arrivata qualche comunicazione di C-Market, perché di solito quando bloccano qualcosa mandano l'email un paio di giorni prima. Potrebbero aver detto qualcosa, però non lo so. Che sonno, ragazzuoli. Sa, nessuno niente da mandare, nessuna chart. This morning. Alex intanto ha mandato su Slack. Ho visto. Operazione, molto buona, su GJ. Molto, molto buona, c'è anche la spiegazione, quindi se ve la andate a guardare, trovate anche la spiegazione. Ragazzi, voi è un OGPY, non lo tradate, giusto? Da quello che ho capito. Ma io, cioè, diciamo che dopo la sterlina, OGPY è la coppia che mi piace, cioè, senza contare il gold, è la coppia che ho tradato di più. Però comunque molto, molto poco rispetto alla sterlina. Però se devo tradare qualcosa oltre alla sterlina, OGPY è una coppia che mi piace, appunto, la correlazione come GJ. Sì, esatto, io la trado soprattutto per quello che si muovono relativamente insieme. Infatti prima ero in buy anche su EURGPY, però poi sono uscito a break even perché oggi EURGPY non si muove. Non si muove, è un po' come euro-dollaro, c'è un po' di ranging pesante. Sì. Adesso vediamo se appunto all'apertura succede qualcosa o meno. Se questo M15 decide di continuare bullish, creare qualche sorta di supporto o meno. Io se no lo chiudo così com'è. Ad H1 non è granché, diciamo che siamo all'interno del range. Non ho capito se cosa hai detto bene. No, dicevo anch'io aspetto di vedere come apre Londra, altrimenti se vedo che continua a fare ranging lo chiudo adesso, com'è che sarò neanche mezzo punto di drawdown. Ho capito, ma vediamo se questo M15 riesce a pushare un po'. Dovesse rompere già i massimi di questo M15 qui, comunque anche senza rompere la resistenza sarebbe qualcosa di positivo. Stiamo a vedere. 8 minuti. Perché staccare tutto prima a 6 punti e mezzo non mi sembrava il caso. Francesco deve andare, l'abbiamo già scritto 2 minuti fa, non so se c'è ancora o meno, comunque ciao Francesco, grazie. Ciao Franci.
Sì, sembra. Perché l'M30 comunque, come dicevamo, dal supporto ha rigettato, ha rotto i massimi bullish, ha chiuso bullish, questa qui è andata di nuovo al supporto, però non ha rotto i minimi, sta rigettando, vediamo appunto se riesce A a flippare. flippare e a rompere questo livello qui. Vediamo un attimino. Non ho controllato la daily, però vedendo tutto questo movimento c'è sicuramente qualcosa di concordante con il trade, perché appunto abbiamo tutto questo movimento bullish, c'è cioè possibile weak fill, assolutamente fattibile. Non abbiamo creato tanta weak bearish, però comunque il weak fill sulla base del movimento di ieri è possibile. Volevo vedere, è la settimana, sì, siamo un po' in ranging da un po', in realtà su euro-dollaro, diciamo che in questo periodo di COVID euro e dollaro non si sono praticamente mossi mai tra di loro. Hanno entrambi perso potere d'acquisto e quindi è rimasto in range. A time frame elevati, ovviamente. E qui, mannaggia, ogni volta che chiudo, piglio tutto. Bom. Quando non chiudo, quando chiudo le operazioni ve lo dico così voi quando io le chiudo tenete sempre i runner a break even perché strategia crazy man. 100%. Anti boom boom. Strategia boom boom, boom boom strategy. Boom boom. Se sei ancora dentro adesso sali qua a fare boom 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 boom. Invece. That's a very, very good one. Very good one. Beh, sarà semplicemente il fake out d'H1. Questo fake out qui, chiusura all'interno. E appunto, come dicevamo prima, quando, non so se qualcuno si ricorda, prima ho disegnato questa trend line. Cioè, se avessimo chiuso al di sopra di questo livello, avremmo ritestato probabilmente la nostra zona qui. Ci siamo andati molto vicino. Abbiamo continuato bullish. Cinque minuti. Yes. Mannaggia. Mi rode perché era da tenere, perché questi ingressi qui così in basso erano da tenere, almeno uno, almeno poco, dovevo tenerlo, sono stato un po' frettoloso a chiudere tutto. Avevo paura che non riuscissimo a far breccia in questi livelli qua, invece poi l'abbiamo fatto. Pazienza. GJ sta ancora provando a rompere, vediamo, manca poco, mancano 3 minuti. Momenti chiave, momenti chiave. Qui stiamo rigettando, detto abbiamo rigettato già prima, come dicevamo, adesso abbiamo riempito di nuovo, stiamo rigettando di nuovo. Vediamo se questo M15 flippa bearish, chiude bearish o se chiude anche lei bullish come tutte quelle precedenti.
Qui com'è la situazione? Aspetto di vedere la chiusura, se no è... No, no, tanto ho diminuito drasticamente la lot size, quindi aspetto la chiusura. Anche se sta per prendermi lo stop loss, ma... I don't know. Dovevo chiudere anche l'altra lassù. Sono un pollo. Qui abbiamo flippato, mi sa. GJ invece sta anche... mi sa che flippa anche GJ. Bene, bene, questo potrebbe dare opportunità di short dopo, se chiudiamo di nuovo al di sotto, magari con la prima M15 di Londra. La prossima M15 vediamo appunto se, venendo a ritestare questo livello qui, se chiude al di sotto, se lo rigetta e forma nuovamente supporto. Poi, oddio, manca ancora un minuto, quindi magari riflippa bullish e non ci poniamo neanche il problema di ritestare. Ecco, no, dopo questo movimento in apertura non credo. In apertura di M1 dico. E quindi molto attenti a vedere come reagiamo se ritorniamo su questo livello qui, perché c'è molto ranging, è molto tosto come livello, però le candele che abbiamo stampato, tra virgolette, adesso sono molto lineari, quindi avessimo una chiusura al di sotto potremmo ritestare la resistenza, poi proseguire di nuovo bearish e andare appunto ad avere una seconda candela bearish dopo quella di ieri. Però non possiamo saperlo al momento, nel frattempo mancano poco, 15 secondi. GJ sta mantenendo l'M15 bullish, anche se di poco. GPK non ce l'ha fatta. Anzi, in realtà è lì, ce la può fare, ce la sta facendo e ce la fa. Ce la fa. Questa M1 alla fine si è ripresa e prosegue. Euro-dollaro. Yep. Andato. Credo sia andato. It's gone. Abbiamo la chiusura d'H1. Quindi questo è venuto giù, ha già rotto il minimo, per cui poco da fare. Ecco qui, boh, io non vedo granché di operatività adesso fattibile, appunto aspetterei di vedere GCAD come reagisce se raggiungiamo di nuovo questo livello qui. Per quanto riguarda GJ invece, andiamo a vedere l'H1. Ha chiuso bella bullish, abbiamo rotto la nostra resistenza, abbiamo un po' di macello sulla sinistra, quindi anche qui è un po' di difficoltà su questo livello, proprio perché questa zona d'H4, da qui potremmo tranquillamente anche rigettare e continuare bearish, perché è una zona d'H4 bella tosta, quindi c'è 1, 2, 3, 4 week, tutte agli stessi prezzi, per cui potremmo anche rigettare, proseguire bearish, andare verso i 130. Bisogna un attimino vedere, questa M30 ha chiuso un po' flat, non c'è molto game dal livello che non siamo riusciti a rompere. Sono 10 punti giusti, quindi forse è un po' giusto andare a cercare un trade. Appunto, rivedere per tornare all'operatività, magari o un break al di sopra di 131.800, oppure una chiusura di nuovo al di sotto di 131.600 all'incirca. Per il momento in questo range qui non mi dice granché personalmente. GPK ha rotto adesso il minimo dell'M30 di prima. Se quell'M15 avesse chiuso bearish avrebbe potuto dare qualche input di vendita, ma avendo chiuso bullish c'è poco da fare.
l'H1 potrebbe tranquillamente andare e fare semplicemente il retest, proseguire, flippare nuovamente bullish, andare a completare magari addirittura tutta la zona qui sulla sinistra. Quindi è tutto fattibile. Euro-dollaro ha spaccato un po', adesso è lì. Non ha ancora creato una top week, quindi potrebbe anche flippare bullish, creare una top week all'interno del range, poi continuare bearish successivamente. Tutto è possibile, tutto è possibile. Ripeto, se qualcuno ha qualcosa da mandare, mandi pure, così lo vediamo insieme. Io come operazioni sono a posto per questa mattina, quindi non credo di andare dietro nulla. Nulla di più di quello che abbiamo già fatto, per cui vediamo un attimino. Che sonno. Ieri ho poi visto il video di quello di Trump, della cinese. Hai visto della tizia? È l'altra che gli vuole fare le domande. Sì, no. Ma infatti più che la risposta mi fa scassare il fatto come si gira, se ne va. Si è offeso. Prima donna, si è offeso, si gira, se ne va. Mamma mia. Quei bambini. L'altra gli ha detto... Posso parlare? Io gli ho detto sì e poi non l'ha fatta parlare, gli fa perché, ma perché non ha iniziato a parlare subito sopra la cinesa e allora si è incazzato. Poi voleva quella dietro ancora, solo che sta qua non si toglieva. Allora boh, ha quittato. I appreciate it. Si gira e se ne va. Thank you very much. Che è proprio... Mamma mia. Sentite che bel pullback che ci dà Jerry Riccardo. Schiude all'interno del range da buone opportunità di short. Vediamo appunto adesso come reagisce in questa zona. Euro dollaro H1 se l'è riflippata di nuovo. Vabbè. Non lo capisco oggi. Non è bellissimo. Qua comunque ha chiuso bearish, però non ha rotto i minimi del range. Infatti, come dicevamo, li ha rotti in apertura senza creare la top week. Quindi potrebbe anche solo creare adesso una top week e poi continuare di nuovo bearish. Però anch'io per stamattina non tocco più niente. Ma oggi che giorno è? Mercoledì o giovedì? Mercoledì, giusto? Mercoledì. Ci abbiamo ancora domani di operatività buona, poi il venerdì un po' più con calma come al solito. Tra l'altro, ragazzoli, da domani dovremo streamare su YouTube probabilmente. Qua non cambia niente, noi rimaniamo su Zoom. Fai come Raja, Luca, apri anche la Zoom e apri anche YouTube. Esattamente, l'idea è quella, vediamo se funziona come cosa, se si riesce a gestire. Ma sì. L'idea è quella lì. Un po' mi spaventa, sinceramente, andare su YouTube, che sia proprio pubblico, che comunque adesso siamo tra noi, comunque non siamo tanti, siamo 12, 13, a volte 15. Allora, su YouTube poi, paradossalmente, non c'è limite, vi potrebbero anche arrivare 100 persone, per dire, nell'arco magari di qualche tempo. Un po' mi spaventa, da un lato mi piace, mi casa come cosa, dall'altro mi spaventa anche un po', però... Dovresti mettere qualche persona come amministratore dei messaggi, perché i bimbi M ci saranno di sicuro. Sì, ma quello non è un pro... Cioè, ti penso io, Diego, non ti preoccupare. Sì, esatto, a parte che comunque siamo in due a gestire la cosa, quindi... Da quel lato lì dovremmo, poi o li bagniamo una caterva di gente. Ogni volta che arriva qualcuno chiedendo, tipo, non so, ma quindi DJ Bullish, esatto. Ma io sono bannato all'istante, non vede più la diretta, che succede? Io gli dico di fare edging, di entrare in entrambi e poi vedere quale tenere delle tue.
Giustamente. Comunque questa idea sul certificato mi piace, per quella che stavamo valutando, appunto se chiudiamo al di sotto, ad H1 è molto più pulito, quindi c'è un casotto, mi piace, sarebbe un bel fake out. Però appunto vediamo come reagisce, perché finché siamo qui può ancora rigettare, flippare bullish, siamo ancora sul livello buono per il retest, quindi per vederlo bearish appunto aspettare proprio la chiusura di una candela, almeno M15, anche se è comunque poco, ma almeno M15. Ma non penso tu avessi idee diverse vedendo anche la chart che è ad H1. Penso sia tutto giusto. E poi appunto più che questa continuazione qui è questa, sotto questi livelli qui. Mi piace molto perché sarebbe il week fill della daily, no, della settimanale, della settimana scorsa. E quindi arrivati in quella zona lì potrebbe arrivare veramente tanta pressione di vendita e farci questo range molto in fretta. Non mi dispiacerebbe affatto appunto se qui flippassimo bearish dovremmo proseguire il nostro movimento eventualmente, perché dopo questo candelone qui, questo di questa settimana sulla carta ha tutte le carte in regola per diventare la stessa cosa, fare una bella candela del genere, però appunto siamo già a mercoledì quindi oggi dovremmo chiudere bearish. Se questa sessione di Londra porta questo fake out in apertura, quindi di conseguenza la continuazione di questo movimento qui, piuttosto che bullish, piuttosto che andare in questa zona qui, se porta al fake out e poi torniamo in questa zona qui, è probabile che domani e venerdì riusciamo ad avere un gran movimento bearish, però appunto vediamo se rimaniamo in questo range, se riusciamo ad avere un po' di movimento. Di Luca cosa ha scritto nella chat? Speriamo. Ah beh, sì. Riusciranno per bene. Fatti loro, boh. Noi rimaniamo qui su Zoom, facciamo le nostre cose come al solito e poi non dovremmo neanche curarci alla fine di quello che è YouTube. Poi secondo me lo faremo perché ci faremo più risate che altro. Però vedere tutti quelli che arrivano, cazzo, che scasso. Bene, poi arriveranno sicuramente i miti che diranno fate schifo, solo 10 punti. Minchia, quelli sono quelli che aspetto di più, cazzo, tipo. Quelli sono quelli che tradano con i penny lots, che tipo stanno 3 settimane ad aspettare un setup e poi va un po' in profit, lasciano lo stop loss e dopo 2 settimane drawdown e stop loss. Sì, quelli vanno a dormire la notte con 50 pips positivo, si svegliano alla mattina 100 in negativo. Ma il mio TP era da 500 pips, Certo, mamma mia. No, ma della gente, senza... Ma quelli di Trad Italia, mi sembra, no, come si chiama così la pagina? Sì. Allora, ne hanno commentato sotto i post su Instagram in privata, ma che schifo, solo 10 punti, noi ne prendiamo 200. Bravi voi. Quando gli fai vedere che quei 10 punti sono stati presi ad un lotto, allora si fanno i conti che neanche in FTMO li avrebbero presi. Mamma mia. Ma infatti sono qui, cioè, come vi dicevo, mi spaventa, ragazzi, perché non è che lo voglio nascondere un po', però mi emoziona anche, secondo me può diventare proprio una figata. Un sacco di gente. Farci grasse risate. Io ogni 15 operazioni, scrivo. Win rate 15%. Andare a cercare il setup, capito, con risk reward 10-1, 5-1. Tutte avere stop. Win rate del 10%. Tutte stop. Tac. Ma non giù come Birilli. Lo stop. E un attimo il conto, ciao. Non ripetiamo più. Allarga lo stop che poi gira. Apri un'altra site così fai doppi profitti. Per una al contrario, un po' di compounding, capito? Mantieni l'equità giusta. La congeli. Mamma mia, la congeli. Quella volta che ti ho mandato il vocale, che erano entrati sul gold in vendita, il gold continuava a salire, poi senti la voce. Non so, tutta la manipolazione di questi giorni, ragazzi. Che è successo, ragazzi? Ma che manipolazione, Dio, che è entrato il sell totalmente a caso. Poi va a parlare di manipolazione, ma dai. Io
Mamma mia. Raga, io ho appena preso 12 punti in sal sul gold dopo la chiusura fake out che ho fatto H1. Ottimo. Manda la chart così la apriamo. Yes. Mi piaceva il gold, però non aveva tantissimo spread. No, aveva tipo 2 punti quando sono entrato io. È solo un po' imprevedibile, perché rimanesse lì e su 2-3 punti andrebbe bene, è un po' imprevedibile. Però vedo, sì, sto guardando adesso da MetaTrader. Sì, mi piace, cioè tutte le M30 che piano piano formavano la resistenza e poi l'ultima M30 ha dato la possibilità di tenere uno stop piccolo e entrare con come target il range, il mini supportino che abbiamo sulla sinistra. Chi ha acquistato il corso lo sa, queste sono cose trattate. Crazy man, look man, devi mettere lo stop qui, così avere lo stop piccolo, che avevamo la nostra zona di mini supporto, weak feel, bearish, non sembrano tantissimi, ma in realtà sono 12 punti e ne avevo 8 di stop. Infatti è buono. Tutto il movimento, tutta la candela sono 17-18 punti, prenderne quindi 12-13 era assolutamente possibile, era un'ottima operazione. Adesso ancora, vabbè, ovviamente una parte lì a break even, però in grosso chiuso. Giusto, appunto, giustificata dallo stop loss. Mi piace. Buono, bravo. Intanto su GCAL si sta validando il fake out. Eh sì, anche GJ qui ha rigettato fortemente il nostro livello di prima. Adesso M15 chiude all'interno, è molto probabile che la prossima prosegua bearish. Molto probabile. Mi piace sinceramente un pochino più GJ, perché qui abbiamo più rumore. Abbiamo questo livello qui, abbiamo questo livello qui, abbiamo un po' più di casotto. Su GJ mi sembrava un pelino più pulito, però appunto non sta chiudendo proprio all'interno, sta chiudendo un pelino in mezzo, però avesse chiuso qui, al di sotto del livello, mi sarebbe piaciuto un pelino di più. Comunque se dovessimo muoverci bearish, target dovrebbe essere questa zona qui. Mi piacerebbe anche vedere la chiusura dell'M30. Questa qui adesso si sta muovendo senza creare troppa top week, potrebbe anche semplicemente morire, però M30 è più corposo, però appunto è già buono anche M15. Ecco che forse questo qui dà un retest migliore, però un po' di difficoltà già subito dopo 4-5 punti. Vediamo. Penso che alla fine hanno chiuso di nuovo dentro M15 senza top week, quindi niente di valido, è ranging da lasciar stare euro-dollar. Nulla. Vedere magari se l'M30 torna bearish dopo aver creato la week e chiude piccolina qua sotto, allora abbiamo delle belle candele sulla sinistra che potremmo andare a mirrorare, andare a fare il nostro bel movimento bearish. Però appunto solo se questo M30 qui chiude di nuovo bearish, mi sembra un setup valido. Ecco il GJ. Oh, that's very good. Questo è un ottimo movimento. Vediamo come reggiamo qui, se facciamo pullback o se andiamo già a target. 8-9 punti, 9-10. Buono, bello questo movimento qui. Ecco, anche quello mi piaceva un pochino di più, perché avevamo il flip da fare. Anche se ha mosso molto meno di GJ.
10 pips, ma se qualcuno è entrato in sell, ottimo. Christian, penso sia entrato. Good, very good, very good. Bye bye, GJ. Eh sì, se qualcuno è entrato qui prende dei profitti, appunto la zona che abbiamo indicato era questa qui, ancora un paio di pips più in basso, ma già da qui può iniziare a fare pullback, quindi 10, 11, 12 punti, possiamo chiudere molto facilmente qui, era un'ottima operazione. E da considerare appunto, beh, direi che intanto il livello ad H4 che dicevamo prima è stato rispettato alla grande, quindi questa zona qui che dicevamo con 4 wick, non so se qualcuno si ricorda, prima quando eravamo bullish dicevo che potevamo raggiungere questa zona qui e flippare bearish, perché appunto è una zona molto importante ad H4, è quello che è avvenuto, è quello che sta avvenendo, questa M15 ci ha dato la prima possibilità di ingresso, leggermente aggressiva perché è solo un M15, però assolutamente valida perché siamo in apertura di Londra, quindi c'è molta liquidità e quindi anche un M15 diventa una candela importante, specialmente dopo aver fatto questo bel movimento bullish ad ingannare un sacco di retail trader che saranno sicuramente entrati in vendita anche dopo questa candela bullish senza badare alla nostra resistenza qui, che ripeto non è dovuta da questo livello qui. Sì, lo sarebbe anche da quello, ma è dovuta dal livello ad H4 che abbiamo, bello pesante. Tutta questa roba qui. E abbiamo rigettato particolarmente bene. Abbiamo chiuso di nuovo all'interno, c'è la possibilità di questo short che ha dato 10-15 pips. E appunto adesso, in base all'analisi settimanale che dicevamo, settimana scorsa, buonanotte, ieri, candela scorsa daily, abbiamo chiuso bearish. Mi dispiace un po' questo fatto che non abbiamo creato la nostra down week. Avrei preferito appunto vedere una chiusura bearish anche più in alto del body, ma con un po' di down week. Questa qui iniziasse a flippare, avremmo subito il nostro supporto qui, sicuramente un range grande. Quello che mi piace sono appunto tutte quelle candele sulla sinistra che abbiamo. E completare in primo luogo poi magari domani questo week fill della settimana scorsa, eventualmente poi andare fino a 130. Sarebbe molta, molta strada, molto, molta strada. GBP CAD sta tornando bullish, potrebbe anche formare un supporto in questa zona qui e validare setup di acquisto formando supporto, andando a ritestare i massimi appena creati. Sicuramente un'ipotesi valida se non si muove prima. Quindi se questa candela qui chiude al di sopra, creando supporto in questa zona qui, potremmo mettere lo stop loss al di sotto qui, entrare qui e mettere il take profit. Uno qui e l'altro proprio sui massimi creati prima, ok? Nel caso in cui questa candela chiuda bullish al di sopra del nostro livello. La nostra prossima candela potrebbe fare qualcosa del genere. Ragazzuoli, io abbandono. Ok, grazie Conte, bella, ci vediamo domani. Sì, ragazzi, vado anche io. Ciao, ciao Alex, grazie mille. Ci vediamo su Slack. Buona giornata. Yes. Anche a te, ciao ciao. Ciao ciao. Allora, vedo che ci scrive che hai chiuso 131,47 e ho tradato con lottaggio ridicolo. Bene didatticamente, ma peccato per i profitti. 20 pips che valgono come 5. Sì, assolutamente nessun peccato per il lottaggio.
L'importante è aver capito il trade, aver preso una posizione positiva, poi il lottaggio, avrai confidenza ad aumentarlo andando avanti con l'esperienza. E magari avessi avuto un lottaggio troppo elevato, arrivato magari a 8-9 punti già per il panico di aver paura di un pullback, avresti magari chiuso 8-9 punti, non saresti stato in grado di holdare fino a 20 punti. Questo è anche da considerare. Boh. Mi sa che non formiamo nessun supporto. Ecco, se M30 è il nostro livello forte, questo qui, vediamo se riesce a chiudere al di sotto. GJ, non ho alcun dubbio, penso che chiuda al di sotto al 99%. Rimaniamo un pelino in range, però l'ipotesi di proseguire bearish è sicuramente buona. Se rompiamo questo livello qua. Se raggiungessimo questo livello qui, completeremo quel week fill settimanale. Se raggiungessimo questo livello qui, completeremo il week fill daily. Nessun segreto. Se invece proseguiamo bullish, abbiamo tutto questo bel range sulla sinistra, che è bello pulito. Potremmo appunto raggiungere questo livello qui, e questo movimento bearish di fake out all'apertura sarebbe una mossa per togliere tutti, non tutti, ma per togliere gran parte dei retail trader in acquisto. Se io vado via un minutino e torno, mi lascio qui il GJ.
Vedo che non è cambiato molto GJ, è no. Sempre a livello di prima, ai minimi che ha fatto prima, adesso vediamo se li infrange in chiusura di questo M15, ovvero in chiusura di M30. Siamo appunto qui, vediamo se va al di sotto, sembra andarci e direi che ci è andata un pelino. Quindi abbiamo la nostra chiusura M30 così, GVP CAD. Ecco, GVP CAD invece no, alla fine ha formato il supporto di cui parlavamo prima. Euro-dollaro invece sta facendo anche il setup che dicevamo prima. No, penso fallisca. E lì, che continua a rimbalzare. Avesse chiuso bearish, capito, piccolino lì, con la rottura dei minimi e tutto questo traffico sulla sinistra, sarebbe stato ottimo, secondo me. Veramente ottimo. L'M15 è bearish, però siamo all'interno del range. Non mi fiderei dopo la candela bullish. Qui abbiamo il setup che abbiamo descritto prima, mentre GJ invece è totalmente bearish. Totalmente bearish. Vediamo l'M30 che è comunque bearish, è al di sopra del livello, ma è comunque bearish. E la nostra M15 è chiuso bullish, rigettando questo livello. Euro-dollaro, mamma mia, c'ho il gol aperto su MetaTrader, ma fa delle robe. Che combina? Ho fatto un drop, vabbè, di 10-11 punti sull'M1, ma quello non è, cioè quello è normale, però l'ha fatto in un secondo, è stato fermo, poi boom, 10 punti in un secondo. E comunque lo spread si è alzato di nuovo, adesso ho 4 punti e qualcosa. Giorgio ha anche mandato su Slack. Ho visto, ho letto. Ok, è buona, sì, anche la sua è tutta labeled. Sì, mi sembrava buona, buona. Ciao Davide, buona giornata anche a te. Ciao ciao Davide, ciao ciao. Ma adesso tanto stacchiamo, insomma, due minuti stacchiamo. Se avete qualcosina da mandarci appunto nella chat, analisi, robe, mandatele. Così le vediamo un attimino insieme. Se no appunto stacchiamo. Boh. Magari ci sentiamo per New York, va bene, ciao, grazie a te. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, 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 allora, stacco e ci aggiorniamo in giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao.